Ciao e bentornati o benvenuti a tutti in un nuovo video. Come avete visto, ho cambiato lo scenario alle mie spalle, infatti sono sempre in sala, ma sono dal lato, diciamo, del mobile e della porta dove c'è quel delizioso cuoricino Shabby. Ma bando a queste cose che non c'entrano nulla, questo sarà un altro video, come li chiamo io, tema casalingo, ovvero dove vi vado a raccontare come faccio a tenere puliti e a lucidare a specchio i miei pavimenti in marmo e graniglia. Io a casa ho il marmo rosa e dei pavimenti in graniglia, quindi comunque scuri. E sono praticamente i classici pavimenti alla genovese, ma che comunque si vedono in tante case anche fuori Genova. Ad esempio, so che in tanti palazzi di Milano di una certa epoca hanno i pavimenti in marmo o graniglia. Come faccio per tenerli puliti e lucidi? È veramente semplice, è molto più semplice di quello che si possa pensare, perché magari si dice, oddio, il marmo sarà molto difficile da gestire. In realtà no. Che cosa faccio? Allora, quando vedo che ho il pavimento particolarmente opaco anche passando la cera liquida normale, diciamo, io utilizzo ad esempio questa di Emulsio, che oltre ad avere un buonissimo profumo è molto comoda, perché generalmente io, dopo che ho dato la cera, la faccio asciugare bene e passo la lucidatrice, ma di questo ve ne parlo dopo. Comunque, dicevo, di questa ve ne spiego meglio dopo. Allora, utilizzo questa qua liquida classica. Quando vedo che, nonostante utilizzo la cera, il pavimento rimane in alcune zone opaco, perché magari è andata via completamente la patina di cera lucida, perché magari io, avendo dei gatti, a volte vomitano pelo, quindi anche se pulisci, a volte poi togli tutta la parte di cera lucida, vado semplicemente con della cera in pasta, questa, che va bene sia per mobili che per pavimenti, che trovate nelle drogherie, potete trovare online. Ne basta veramente pochissima, ma proprio veramente un puntino così, per magari un pezzo di pavimento opaco circa così. E la vado a mettere direttamente sul pavimento e poi con uno straccetto in cotone, uno straccetto brutto, ad esempio questo è un vecchio lenzuolo, vado a spargerla bene in tutta la chiazza che mi interessa rendere di nuovo lucida di pavimento. La passo bene con lo stesso straccio, da un lato pulito, asciutto, quindi non utilizzato, la asciugo e la lascio così per circa 15 minuti. Dopodiché, cosa faccio? Passo la cera normalmente nei miei pavimenti e poi passo la lucidatrice. Con questa la lucidatrice va passata per forza, perché quando voi la passate subito rimane opaca. L'effetto poi lucido, di ridensificazione della cera nel pavimento, quindi che viene ben assorbita, si ha dopo che si passa la lucidatrice. Invece, come vi dicevo prima, questa la potete utilizzare anche senza lucidatrice. Io preferisco sempre utilizzare la lucidatrice. Vi lascio qua una foto di quella che ho io. Ma la comodità di questa cera, quando magari la sera la voglio dare ma non voglio fare rumore, o magari sono stanca e non ne ho voglia, mi basta comunque la brillantezza che dà questa cera, è una di quelle lava in cera e lucida allo stesso tempo. Quindi praticamente questo tipo di cera voi potete tranquillamente darla senza dover passare la lucidatrice. Va bene appunto per marmo cotto, ceramica e, ripeto, anche graniglia. Ma l'unico problema del dare la cera di questo tipo senza passare la lucidatrice è quello di stare veramente molto attenti quando andiamo a passare lo straccio, perché se allora io prima di passare la cera inumidisco sempre lo straccio con dell'acqua fredda, e come straccio utilizzo uno straccio come questo in cotone morbido, deve essere cotone morbido, ma dovete avere l'accortezza, quando andate appunto a inumidirlo, di strizzarlo molto bene, altrimenti se voi passate lo straccio con la cera senza aver strizzato bene lo straccio, rischiate di lasciare degli aloni sul pavimento e a quel punto siete comunque costretti a passare la lucidatrice per lucidarlo e togliere questi fastidiosissimi aloni. Quindi fate molta attenzione, soprattutto se non siete in possesso di una lucidatrice, perché altrimenti dovete rifar asciugare tutto e ripassare la cera. Quindi questa è l'unica accortezza che mi sento di darvi.
Io con questi due prodotti, quindi la cera in pasta in caso proprio di necessità estrema e la cera autolucidante, che comunque vado a lucidare anche con la lucidatrice, vi metto una foto qua dei risultati del mio pavimento in marmo, com'è perfetto. Ecco, come avete visto, alla fine è semplicissimo, perché poi è un'operazione che a me occupa in tutto 20 minuti dare la cera in tutta casa, perché se non devo passare questa, che quindi mi fa perdere ancora un quarto d'ora in più, cosa faccio? Passo direttamente appunto questa cera, la lascio asciugare 10 minuti aprendo bene tutte le finestre, passo la lucidatrice e io veramente in 20 minuti ho dato la cera in tutta casa, ho i pavimenti belli lucidi, belli puliti, perché comunque la cera con lo straccio anche imbevuto d'acqua pulisce molto bene. Io ripeto, utilizzo acqua fredda perché sappiamo che l'acqua fredda lucida sempre di più rispetto all'acqua calda, che tiene un pochino a opacizzare perché tende a scioglierla un po' la cera, quindi utilizzo acqua fredda, ma mi trovo veramente benissimo. Tanti fanno il secchio d'acqua e poi appunto inseriscono lo straccio e lo strizzano. Io quando facevo così vedevo che nonostante tutto non riuscivo mai a strizzarlo bene, rimanevano sempre aloni, quindi vado direttamente a bagnarlo all'interno del lavandino, mi regolo con l'acqua e lo strizzo e il gioco è fatto. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto per questi due prodotti e soprattutto per questo, perché so che non tutti lo conoscono, ma è veramente una bomba. Va benissimo anche se avete dei mobili in legno antichi da lucidare, perché è fantastica. E appunto nei pavimenti, se avete quei leggeri micro buchini dove quindi la cera non c'è più, è fantastica. Quindi con questi due prodotti che utilizzo mi trovo benissimo, i pavimenti lucidi e perfetti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti voi che cosa utilizzate per lucidare i pavimenti in marmo o in graniglia, se li avete. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, attivare quindi la campanellina e lasciare tanti like di supporto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!